Sabato scorso abbiamo vinto contro il Maniago, abbiamo ottenuto 3 punti importanti. Venivamo da una settimana molto particolare di tensione, di voglia proprio di fare un risultato positivo, di ottenere un risultato positivo. Ci siamo riusciti e il Maniago, pur essendo un'ultima classifica, è comunque stata una squadra abbastanza tosta contro cui giocare. E in più veniamo anche dalla partita contro il Sedico, anche lì un risultato pressoché positivo, un buon pareggio per entrambe le squadre e quindi in 2 giornate abbiamo accumulato 4 punti importanti che ci possono fare un attimino tirare il fiato per le partite successive. Ciò non vuol dire che bisogna abbassare la guardia perché è sempre una sfida giornaliera. Abbiamo un calendario molto impegnativo che ci vede appunto ci vede giocare 2 partite ogni settimana, e da qua almeno fino a questo fine mese. E quindi anche dal punto di vista atletismo e forza fisica siamo abbastanza sotto pressione. Quindi dobbiamo stare attenti a usare le forze necessarie e il fatto di aiutarsi tutti in campo, fuori dal campo, per ottenere il più possibile un risultato positivo. Diciamo che ogni squadra contro cui andiamo a giocare è una possibile squadra contro cui possiamo fare 3 punti. Di certo sulla carta ci sono squadre molto più forti, squadre che sono alla portata, però noi cerchiamo di giocarcela con tutti e come abbiamo visto l'anno scorso contro il Nervesa in casa, improbabile partita di 3 punti, invece siamo riusciti a ottenerli, quindi il calcio è questo il bello, non si sa mai, in casa siamo molto forti, fuori casa fortunatamente abbiamo acquistato i primi 3 punti, però direi che ogni partita è possibile. Sul piano tecnico stiamo lavorando di più sulla difesa, sul sbagliare il meno passaggi possibili o comunque piccoli errori che fanno la differenza, soprattutto in questa categoria dove l'avversario non perdona. Quindi l'aspetto difensivo soprattutto, e poi miglioreremo anche la fase offensiva dove cercheremo di essere più cinici sotto la porta. E come società, come squadra, è da anni che lavoriamo per ottenere sempre di più degli obiettivi importanti, sia per noi stessi che comunque per la regione in cui siamo, che come vede anche negli altri sport fa difficoltà a sfondare in categorie un po' più elevate. Abituati? No, mai. Non intendiamo abituarci affatto perché ci manca tantissimo la tifoseria, le nostre pantere dal punto di vista tifoseria e purtroppo va così in questo periodo e è quasi come fare un allenamento. Ovviamente la concentrazione alla testa è necessaria in ogni partita dal primo minuto all'ultimo, però dall'altra parte c'è da dire che siamo molto fortunati a poter comunque praticare lo sport che amiamo e quindi poter continuare l'allenamento, gli allenamenti, a differenza di altre categorie o altre società che comunque si sono viste fermarsi forzatamente. Diciamo che obiettivi personali ce ne devono essere sempre, sfide sono quotidiane. Obiettivi alti sono un sogno. Al momento ti dico, mi trovo molto bene, soddisfatto a militare anche quest'anno in questa società e in questa categoria. Gli obiettivi personali sono sempre di fare meglio, di poter dare una mano concreta alla squadra, alla società. E poi anche qualche soddisfazione personale che può essere data da fare un gol in più rispetto all'anno prima o salvarne uno in più per poter vincere una partita decisiva. L'anno scorso ho fatto 3 gol, quest'anno sono a 2, ho ancora delle partite davanti, quindi spero di farne almeno uno in più, ecco.